Salve a tutti, siamo alla lezione numero 14 e parleremo delle appoggiature. L'appoggiatura è una nota della melodia, estranea all'accordo, che ritarda la percussione della nota reale. Qualche esempio. Il Re è appoggiatura del Do. Il La è appoggiatura del Sol. Mi appoggiatura del Re. Fa settima di dominante, Mi nota di passaggio, Re appoggiatura del Do. L'appoggiatura serve a rendere più varia la melodia creando dissonanze che poi si risolveranno sulla nota reale. Come dice il nome, l'appoggiatura si appoggia ad una nota reale. L'appoggiatura può essere superiore o inferiore, a distanza di tono o semitono. Nella letteratura musicale possiamo trovare le appoggiature anche a distanze superiori al tono, ma per il momento ci limiteremo alle distanze indicate, quindi tono o semitono. Nel prossimo esempio vedremo una variazione della canzoncina del Settecento, già sentita negli esercizi numero 42 e 43, costruita sulle appoggiature. Aggiungiamo l'accompagnamento. La melodia è questa. Con appoggiatura e accompagnamento. Vedremo alcuni esempi riguardanti l'applicazione delle appoggiature. L'appoggiatura è una risorsa molto importante, è in grado di trasformare completamente una melodia, può renderla più fluida e cantabile, oppure meno prevedibile e scontata. A volte le appoggiature si possono confondere con le note di passaggio, ma ricordiamo, le appoggiature sono in battere, mentre le note di passaggio sono in levare. Vediamo qualche esempio, una melodia di questo tipo, Do, Mi, Sol, con appoggiature. Altro esempio. Un altro ancora. Ora una melodia in La minore, Mi, Do, La, Sol. Ora una melodia in Mi minore, Mi, Sol, Si, La. Ora vediamo un esercizio, il numero 47. Dove c'è una melodia molto schematica, alla quale dovremmo aggiungere note di passaggio e appoggiature. Poi dovremmo anche aggiungere l'accompagnamento, che non è scritto. La melodia è questa. In tre quarti naturalmente, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora aggiungo l'accompagnamento, appoggiature e note di passaggio.
grazie per avermi seguito e ci sentiamo alla prossima lezione.